po' la crisi si senta. C'è crisi. Mio figlio, per esempio, insomma, è stato in cassa integrazione e adesso ha ripreso, spero che continui. La sento sia in famiglia, perché ho i figli che precari, che devono cambiare posto di lavoro in continuazione, insomma, perché la ditta che ha lei gli operai sotto cassa integrazione non rinnova i contratti di precariato. Non si compra più niente e gli stipendi non bastano ad arrivare a fine del mese, quindi la crisi si sente. Le cose costano di più e, come penso la maggior parte delle persone, non si arriva alla fine. E che l'imprenditore spieghi gli operai scoperti, ridicola, vabbè. E gli imprenditori che non riescono a pagare gli operai si piccano, vuol dire che andiamo bene. Le claghe come? Ma voi la gente che va sui tetti, la gente che va sulle gru, la gente che va qui e poi vanno a Sanremo e dà 200.000 euro a Cassano come ospite, che è una vergogna. È il modo che la roba costa di più, poi non è così tanto buona, han cambiato. Le cose rincarano e invece i soldi che uno riceve sono sempre quelli. Io mi sono resa conto che ci sono degli aumenti veramente alti. Mi sono resa conto su un tipo di olio che prendo io, da 3,80 adesso è passato a 4,30, dico, si vede che la crisi, insomma, c'è crisi, ma... Tanti hanno raddoppiato e il prodotto non è più quello. Però secondo me è più caro. Io faccio l'orto, un pezzettino di terra faccio l'orto. E spero di non andare a comprare durante l'estate niente. Io non so dirle che cosa non sia aumentato. Ci siamo dovuti adeguare ai tempi. Sarà almeno un paio d'anni, se non di più. Tempo, forse un annetto che sento i miei che veramente si lamentano. Ah, già da più di 2 anni, secondo me già da quando è cambiato l'ira euro c'è stato il tracollo. Io credo che l'euro sia stato nefasto personalmente, però questa è la mia opinione personale, anche perché basta così un'immagine classica, il mercato, quello che prima costava 5.000 lire, tutto 5.000 lire, e poi è diventato tutto 5 euro, quindi esattamente il doppio. No, ci siamo visti impoveriti, specialmente con l'euro, che è un'indecenza. Cioè non è solo l'euro, è di tutto quello che ci sta dietro, politica, burocrazia. Però noi nella nostra epoca ci abbiamo dato ai figli. I figli tutti hanno avuto un appartamento dai genitori. Però con i nostri stanno cercando un appartamento che fai fatica a mantenerlo. Ecco la crisi. Un giovane se vuole andare a abitare da solo non ce la fa. Niente, sono sterra.